On his flight back from Sarajevo to Rome, Pope Francis held a quick press conference with reporters on flight. He gave some insight on where the Vatican stands on its investigation on the reported Medjugorje apparitions of Our Lady. He said the commission Benedict XVI created years ago is in its final stages of making a decision. Cardinale Ruini è venuto da me e mi ha consegnato lo studio. Dopo tanti anni, non so, 3-4 anni e più o meno, hanno fatto un bel lavoro. E il Cardinal Müller mi ha detto che farebbe una feria quarta, ma in questi tempi credo che sia stata fatta mercoledì, l'ultimo mercoledì del mese, ma non sono sicuro. Ma siamo lì per prendere decisioni e poi si diranno. Soltanto alcuni orientamenti si danno ai vescovi, ma sulle righe che si prenderanno. Grazie. Because the flight time from Sarajevo to Rome is only about 1.5 hours, the question period was quite limited. But he did talk about a meeting he had with hundreds of young people before leaving the country. The Pope told him to not become online addicts. È curioso. Tante famiglie, i papà, le mamme mi dicono, ma i figli siamo a tavola e loro col telefonino e in altro mondo, no? È vero che il linguaggio virtuale è una realtà che non possiamo negare, dobbiamo portarla sulla buona strada perché è un progresso dell'umanità, ma quando questo ci porta via della vita comune, della vita familiare, della vita sociale e soltanto anche dello sport, dell'arte, mi rimango attaccato al computer, questa è una malattia psicologica, sicuro. Speaking even further on this issue, the Pope said the problem isn't just about spending too much time online, but also about the content one finds on the web. Sì, ci sono cose sporche che vanno dalla pornografia alla semipornografia e ai programmi vuoti, senza valori. E, per esempio, programmi relativisti, edonisti, consumisti, che fomentano tutte queste cose, no? E noi sappiamo che il consumismo è un cancro della società, il relativismo è un cancro della società. Di questo io parlerò nella prossima enciclica che uscirà entro questo mese. The Pope's trip to Bosnia and Herzegovina marks his 8th apostolic trip abroad. It has become a tradition of his to give an impromptu press conference on his papal flights.